Dopo migliaia di chilometri davanti a questo faro che illumina da un secolo la parte meridionale del continente australiano, il nostro viaggio è completo. Questo è l'estremo sud. Gli abitanti di quest'isola hanno 60.000 anni, ma per la maggior parte della gente, compresa più della metà degli australiani, la storia comincia solo nel 1770, con l'arrivo del capitano James Cook. Il mondo che quei primi inglesi scoprirono era notoriamente rovesciato. Le stagioni andavano al contrario, le sue costellazioni si presentavano a testa in giù, e diverso da tutto quello che avevano visto prima, anche nelle vicine latitudini del Pacifico. Le sue creature sembravano essersi evolute come se avessero letto male il manuale delle istruzioni. La più caratteristica di tutte non correva né camminava a grandi passi e tantomeno galoppava, ma rimbalzava attraverso il paesaggio, come una palla. Il continente brulicava di vite improbabili. In breve, non esisteva al mondo un posto simile a quello, e non esiste tuttora.